say to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you. Grazie, grazie. Vincenzo, tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Grazie, grazie. Tanti auguri di buon compleanno a Vincenzo. Grazie, grazie. Speravamo di festeggiare diversamente, però insomma accontentiamoci di un pareggio che insomma questo a Salerno è un bel risultato. È un bel risultato, un bel modo di festeggiare il compleanno. E dobbiamo ammettere che è stata una partita molto vera, eh? Io sono molto contento di avere di una squadra che ha giocato così bene contro un avversario che è vero che nel primo tempo non hanno fatto molto, però probabilmente è merito dei nostri. Poi non si possono giocare 90 minuti al ritmo del nostro primo tempo, eh? Non li abbiamo fatti proprio tirare in porta, insomma, dai, quante squadre l'hanno fatto contro la Salernitana? Nel primo tempo sembravano cinesimi in campo, quindi voglio dire, la squadra della Salernitana sembrava proprio, diciamo, oggetti sparsi nel campo, quindi onore alla nostra squadra che ha giocato benissimo il primo tempo. Il secondo tempo c'era da aspettarsi una reazione della Salernitana che... La grande squadra ha ciuffato il pareggio, c'è sempre da recriminare qualche piccola disattenzione in difesa, ma comunque insomma è stata una gran bella partita, una gran bella partita. Peccato l'espulsione di Gigliottin, sì. E anche un bel po' di ammoniti, eh? Sì, anche un bel po' di ammoniti. Era nell'aria un'espulsione, perché con tutti quegli ammoniti, con la forma agonistica che c'era in campo, in qualsiasi momento potevano prendere un secondo giallo, cosa che purtroppo non è avvenuta. Ci può stare. Ragazzi sono usciti dal campo altro che con la maglia bagnata, di più, ecco, quindi onore a tutti i nostri giocatori. Ma come dire, fare i conti in tasca alle persone che decidono di non andare a vedere la partita, insomma, non è proprio il massimo. Certo, una società che sta facendo grossi sacrifici si attenderebbe, insomma, un altro tipo di atteggiamento. Sicuramente anche la Sport Channel ha le sue colpe, però ecco, non mi sento di biasimarli chi non va allo stadio. Sì, però mi è giunta voce che anche a Salerno abbiano internet e oggi erano in 9.000. Assolutamente. Cioè, capito? Cioè, poi è vero che loro sono più avanti, hanno una squadra costruita per vincere, però è anche vero che per loro il secondo posto è un insuccesso, per noi l'attuale posizione deve essere considerata molto di più di quello che volevamo all'inizio. Oggi abbiamo beccato 4-5 cartellini gialli più il rosso di Gildotti, quindi siamo, diciamo, a pieno carico. Sì. Beh, in questa parte della stagione è più o meno normale, cioè è difficile poi che si riesca a scansarli. Noi però non abbiamo una grandissima panchina, ci dovremo difendere, anche se poi penso che non abbiamo mai visto un Foggia rinunciatario in nessuna occasione, in nessuna circostanza, vero? No, assolutamente, cioè, oggi nel primo tempo abbiamo dato lezioni di calcio, un gioco perfetto, un gioco che insomma, anche a detto di chi è del mestiere, insomma, i radiocronisti, i telecronisti sono rimasti piacevolmente soddisfatti della legge del tempo. E il secondo tempo, come dicevo prima, insomma, era nell'aria che la Salernitana dovesse entrare con un altro piglio in campo. Quindi, insomma, ecco, il Foggia si è chiuso un po' o per colpa della Salernitana che spingeva di più. Insomma, ecco, probabilmente sull'1-1 è entrato anche un po' di timore di perdere la partita, perché insomma siamo andati un po' in barca in difesa, e poi insomma hanno signori giocatori della Serie d'Italia, quindi
una squadra. Cioè il vero, forse il vero miracolo è stato reagire così bene dopo il 2-1. Altre squadre, parliamoci chiaro, con un discorso di, con un altro carattere avrebbero mollato. Invece hanno cercato di reggere botta, sono andati avanti, ci siamo mangiati più di un gol, abbiamo preso l'ennesimo palo, eh. L'occasione di Agnelli all'ultimo minuto. C'è Iemmello che ce l'ha con la Salernitana, parliamoci chiaro, eh. Tre gol ne ha fatti. Oggi è rientrato alla grande, quindi Iemmello è un gran bel giocatore. Ci è mancato, insomma. Sì, È vero, il peso l'ha avuto. Peso l'ha avuto. Voi foggiani in Toscana, siete orgogliosi di questa situazione che si sta creando? Questo Foggia che alla fine si doveva soltanto salvare, invece fa qualche cosa in più? Si percepisce, che forse qualcosa di buono si potrà fare, se non quest'anno, l'anno prossimo? Io ti posso dire solo che dell'esperienza che abbiamo avuto negli anni precedenti, che il Foggia veniva a giocare dalle nostre parti, abbiamo organizzato vere e proprie comitive per andare a vedere le partite di persone che tra l'altro accomunate solo dal fatto che siamo di Foggia o dalla provincia, insomma, ecco, persone mai conosciute e che improvvisamente si sono ritrovati in tavola insieme, abbiamo organizzato dei lauti, pranzi e poi addirittura insomma, siamo andati tutti insieme allo stadio, quindi insomma, viene da lontano. Forse siamo diciamo, accomunati di più dal fatto che essendo lontani da Foggia, dai nostri cari fino a Foggia, quindi siamo ancora tra virgolette Più motivati. Più predisposti a questo tipo di iniziative. Poi insomma ci continuiamo a sentire con gli amici del gruppo, quindi insomma siamo tutti contenti di quello che sta succedendo a Foggia. Ci piacerebbe che altri amici ci raggiungessero e soprattutto a Foggia ci sia più gente allo stadio, però quello poi diretto, non dipende da noi. Il nostro tifo è, come si dice, è una fede, quindi non andiamo avanti per la nostra strada. Certo, no, siete magnifici, su questo non c'è alcun dubbio. Allora, innanzitutto noi dobbiamo fare una cosa, non so se riuscirà a raggiungerci, ma noi dobbiamo salutare Grazia, che al momento è impegnata, non so se riuscirà a raggiungerci in tempo, però mi ha fatto notare che la volta scorsa, non l'abbiamo salutata, questo è grave, ne faccio ammenda. Vediamo un pochettino, Giacomo. Allora, Vincenzo la sua disamina l'ha fatta, tu che ci dici? Bene, in realtà bene, benissimo il primo tempo, abbiamo completamente surclassato la Salernitana. Peccato, peccato perché poi ci siamo chiusi, giustamente, nel senso che è difficile giocare a Salerno con 10.000 tifosi senza nessuno dei nostri. Peccato, alla fine peccato perché come al solito avrei preferito vincere, però alla fine ci sta. Grande carattere, dobbiamo dire. Grande carattere, purtroppo sono scomparsi dal campo ed è un peccato che spesso quando siamo in vantaggio tendiamo a tirarci un po' indietro. Sì, Vero dici. peccato. Beh, comunque, teniamo sempre presente, l'abbiamo detto prima, il valore dell'avversario quando dobbiamo fare una No, assolutamente. valutazione. Dobbiamo tener conto anche di Assolutamente. questo. No, ma alla fine Eccoci anche infatti. in video anche Giacomo adesso, perfetto. Va bene con i No. potenti mezzi di Skype. Alla fine è contento per il pareggio, figurati. 3 punti sarebbero stati molto meglio. Sì, certo. Sì. In genere tre sono meglio di Sì. uno, sì. No, però peccato perché quando ho visto quella palla che andava a stamparsi sul palo, veramente sul Ma vetro ero eravamo contento. ancora Sì, sul 2-1 per loro. eravamo ancora giù e sono impazzito in quel momento. Non Sì, ancora di sì. prendermi, assolutamente. C'è stata quell'occasione alla fine, quella grande lucidità del passaggio in verticale di Iemmello. Poi, insomma, era lungo, però non possiamo pretendere più di tanto. Cioè, voglio dire, teniamo presente dove si era andato a piazzare Agnelli alla fine della partita, quando
in altri momenti, con altre formazioni, ci saremmo limitati a difenderci a oltranza in difesa, dove c'è stato un grande Narciso, no? Ce lo ricordiamo ogni tanto, Narciso. Assolutamente, ma nessuno che gioca al calcio come ci giochiamo noi, quindi alla squadra veramente andrebbe fatta una statua. E io insisto sulla mia questione rinnovi che ancora non arrivano. Ho visto anche Quinto in settimana che ha fatto una grande conferenza stampa e ha risposto male sui rinnovi perché anche lui si aspetterebbe, e giustamente i sacrifici che questi ragazzi fanno, fino appunto al 95esimo, anche a Salerno, contro la seconda in classifica, corrono in attacco, cercano di vincere, lottano su ogni pallone. Andrebbero ripagati semplicemente. Personalmente ritengo che uno di quelli da tenere, prima di tutti gli altri, ovviamente, è proprio De Zerbi, perché è quello che più ha sorpreso, dai. Voglio dire, se viene a giocare Iemmello, poi è uno che ha già giocato bene altrove, lo stesso anche per tanti altri, ma la vera sorpresa è un signor nessuno all'inizio del campionato, che è De Zerbi, adesso invece è diventato veramente un grande attore. Secondo me sono in D'accordo. parecchi a pensare di portarcelo via, eh? Potrebbe fare No, molto bene dappertutto. assolutamente, assolutamente, ma visto che anche le sue richieste mi sono sembrate abbastanza non così grandi, diciamo, lui ha chiesto i rinnovi, ha detto di firmare subito. Il Certo. problema è che mi sembra che si sia utilizzata la scusa degli spettatori dello Zaccheria 2 settimane fa, 1 settimana fa. Sì. Per crepe che sono un po' più ampie, perché poi si è partiti, diciamo, dalla questione spettatori, poi si è andato a parlare di abbiamo già dato molto quest'anno, avevamo promesso un impegno di 4 milioni in 3 anni, già quest'anno ne abbiamo spesi troppi e le istituzioni non ci stanno aiutando e le promesse elettorali, cioè era una questione molto più ampia rispetto a quello che, cioè rispetto agli spettatori, rispetto alla questione spettatori, mi Tu dici sembra. che è un alibi quello degli spettatori. Beh, però è concreto, voglio dire, poi alla fine che non si riesca a scattare un coinvolgimento ampissimo, popolare, questo è vero. Noi non lo percepiamo perché poi siamo un po' di matti che stanno da 2 o 3 anni in rete a guardare il Foggia, abbiamo la percezione che il Foggia sia seguitissimo, perché tu ci segui da Torino, Vincenzo da Pomarance, Manuel che saluta tutti e mi chiede di salutare tutti, Grande. è in riunione a Münster in Germania, quindi voglio dire, noi abbiamo la percezione di un grande seguito, il che è anche vero, cioè, secondo me fuori. Chi è lontano, lo diceva prima Vincenzo, sente tanto l'attaccamento. E su Foggia entrano tantissime problematiche, su una città difficile che forse stanno portando un po' via. Però è anche vero che è una questione che non è emersa fino alla partita di Barletta. Dopo Barletta, tra Daspati, stadio mezzo chiuso, stadio che apre, questioni poco chiare, non si sapeva fino all'ultimo giorno se lo stadio sarebbe stato aperto ai soli residenti, se i non residenti avrebbero potuto fare il biglietto. Cioè, ci sono state un po' di questioni chiaramente dall'inizio poi di quest'anno, del 2015, che hanno contribuito. Adesso non Sì, so se questo trend continuerà ma sabato con la milizia del sabato di San Valentino, magari non c'entra niente, però magari può c'entrare. Cioè, dici? vediamo, Vedremo, vediamo. Adesso, comunque. dopo questa partita, come la vedi? Perché questa è una partita in cui, insomma, chi l'ha vista ed l'hanno vista facilmente in tanti, perché comunque c'era anche sulla Rai. Beh, chi l'ha vista è rimasto contento sicuramente. Non si può non essere contenti di una squadra del genere No, da andare a vedere. figurati. No, contento. Adesso comunque settimana prossima già inizieranno un po' di scontri diretti lassù che possono tornarci utili. C'è il Lecce che gioca a Caserta, poi di nuovo il Lecce va a giocare con la Juve Stabia, gioca con la Juve Stabia in casa. Cioè adesso inizierà una serie di scontri diretti di cui noi dobbiamo approfittare. Sarebbe stato bello approfittarne con altri 2 punti qua. Comunque alla fine il nostro è un trend positivo, non stiamo perdendo comunque da qualche giornata. Abbiamo un punto in più rispetto all'andata. Speriamo di poter continuare. Dobbiamo vincere per forza domenica con l'Ischia, comunque settimana prossima con l'Ischia, perché adesso non abbiamo più jolly
da sprecare, non abbiamo più possibilità di sbagliare. Se vogliamo stare là, dobbiamo assolutamente vincere. Sì. Vincenzo, come la vedi? Vediamo adesso un discorso in prospettiva quello che ha lanciato Giacomo. Ma sì, ha ragione Giacomo. Il problema è che comunque mi collego un attimino a quello che diceva in merito agli spettatori e a tutto il resto e ai rinnovi che non si stanno effettuando. Il problema è che la società, secondo me, si sta facendo due conti in tasca. Non dobbiamo dimenticarci del passo falso che fece la vecchia società, mi riferisco alla società I 10, sì, esatto. quando erano in 10. Che siamo stati fino a un minuto dalla fine della partita all'Avellino in Serie B e poi sappiamo tutti come è andato a finire. Quindi, secondo me, la società deve fare i passi che può. Quindi deve capire fino a che punto può arrivare. Chiaramente il segnale di rinnovare cartellini giocatori storici è un segnale importante, però secondo me la società si sta guardando un attimo in giro perché secondo me le risorse economiche non sono proprio così eterose, quindi è bene che le cose le facciano con i piedi di piombo. C'è però secondo me una sostanziale differenza tra la squadra, lo squadrone di Avellino e la squadra di quest'anno. La squadra di Avellino è stata una squadra in cui sono spesi dei soldi anche in modo assolutamente insensato, mi riferisco tipo all'acqua, un giocatore sopravvalutato, ci sono stati spesi una barcata di soldi per poi andarsi a schiantare. Là il rischio è chiaramente che tu fai una squadra del genere, se non raggiungi l'obiettivo rischi di farti male, come è successo. La squadra di quest'anno, secondo me, abbiamo una gallina dalle uova d'oro che è De Zerbi, un allenatore che non credo ti sia costato tanto, non credo che ti costerà tanto, che ti sta valorizzando una squadra che era stata costruita per la salvezza. Una squadra che continua l'anno prossimo, abbiamo visto come è migliorata rispetto all'inizio dell'anno, una squadra che l'anno prossimo ha già un'impronta per la Serie B, chiaramente. E ripeto, ti ha valorizzato giocatori come Agostinone, Quinto, alla fine sembra, cioè, Quinto e Agnelli giocano al calcio, anche Bencivenga, ho visto che anche oggi ha Beh, fatto se una hai buona seguito, partita. hai visto durante la partita, avete visto, no, che a un certo punto per poter fermare il Foggia, e poi si sono beccati anche il pareggio, dalla panchina è partito l'ordine di fermare Quinto. Perché se fermi Quinto crei grosse difficoltà al Foggia, anche se De Zerbi un po' di alternative le ha trovate, perché abbiamo visto che se vedono che Quinto è troppo pressato, fanno anche lanci lunghi e questa volta vanno anche bene i lanci lunghi, nel senso che sono diventati più precisi, si vede che evidentemente si sono preparati. Il rilancio alla Mancini che fa Narciso, cioè che non fa respirare, diciamo, supera il problema del blocco su Quinto. Però Quinto rimane un giocatore fondamentale per il gioco, per la impostazione del gioco foggiano. È cresciuto sicuramente, Giacomo, hai ragione, è vero, Vincenzo? Non è Sì. quello che abbiamo visto 2 anni fa, insomma, No. dai, ha migliorato, si è impegnato tantissimo per migliorare e ci è riuscito. Assolutamente. Il problema di oggi, secondo me, è stata una ammonizione troppo presto, che comunque sia l'ha fatto annebbiare. Io, sinceramente, ovviamente non sono un allenatore, chiaramente avrei tolto magari Quinto e avrei messo Minotti, che sì, diciamo, non aveva il peso dell'ammonizione, perché quello è un ruolo Però comunque. se l'è presa l'ammonizione Minotti. Sì, se l'è presa dopo, anche se E non era no, stato perché noi poi non è che convocato. ce le facciamo mancare, cioè sembra quasi che io non so No, buono a sì. farmi ammonire, sono buono pure io, capito? Troppe. L'espulsione di Gigliotti veramente è Di un'altra Gigliotti, sì. stupidaggine. Cioè, non puoi. Eravamo all'ultimo secondo, era a centrocampo Insensata. e diciamo si è sacrificato per la patria.
Se posso fare una critica grandissima oggi, però è per Cavallaro che aveva un'occasione nel primo tempo di darla a Agnelli, che era da sola, ha tirato da una posizione insensata È nel primo tornato il tempo. Cavallaro di una volta. No, Speriamo di no, speriamo di un episodio. dico in quella specifica È una occasione. specifica occasione, sì. Purtroppo sì. Anche se devo dire che non ho capito la sua sostituzione. Non so, forse ha avuto qualche colpo. Onestamente non l'ho capito la sua sostituzione con Masa. Credo che non fosse stato tanto bene in settimana comunque. Credo si fosse allenato a parte per un po' di tempo. Anche perché poi Mazza, comunque, è cresciuto, cioè negli ultimi innesti non è stato evanescente come le prime, e spaesato come le prime esperienze. L'assist per Iemmello è suo, il secondo Certo. Iemmello poi superlativo, quindi gol. Uguale. figuriamoci. Allora, io vorrei concludere. Vedendo, insomma, chiedendo pure un pochettino il vostro parere, da questa settimana abbiamo cercato di coinvolgere, ho cercato di coinvolgere anche qualche altra emittente, qualche altro programma più che l'emittente, perché qui parliamo di singoli programmi, e quindi abbiamo approfittato di questo turno un po' particolare, e quindi oltre alle solite trasmissioni e degli amici che già sono presenti sulla nostra web TV, abbiamo aggiunto anche la trasmissione di Tiziano Richiello. E se riusciamo a risolvere i problemi della contemporanea, venerdì prossimo andrò in studio e quindi Bravo. sarò lì. Come la vedete? C'è la possibilità di fare quello che stiamo facendo adesso anche durante una trasmissione che va anche sul digitale, oltre che Beh, ovviamente anche sul web. con ospiti mi sembra spesso calciatori Certo, e esponenti della società. certo. Ah, bene, io lo vedo bene. La vedi bene? Spesso Quindi. con le trasmissioni, diciamo, manca la cattiveria, diciamo, fare le domande giuste, si gira sempre intorno ai problemi, non c'è mai. Cioè, ogni tanto succede che non si facciano le domande che magari ci aspettiamo, quindi io la vedo come una cosa positiva. Quindi possiamo contare sulla presenza dei mitici volontari organizzando bene e in anticipo la cosa. Assolutamente sì. È Comunque si sta continuando il filotto dei risultati positivi che avevo previsto, quindi comunque vero? sia. Speriamo. Continuiamo. E che cosa prevedi per domenica? Così concludiamo. Domenica non è che deve prevedere, domenica deve essere vittoria perché altrimenti no, domenica si vince per forza. No, Si vince e basta. E tu, Vincenzo, che non ci dici? sono altre Che domande mi fai? Domenica si deve vincere. Ora, senza eccessive pressioni alla squadra, ma insomma, ecco, non c'è bisogno che la squadra sia così ben risposta. È una partita da vincere per cercare di sperare fino all'ultimo in questi benedetti. La pressione va fatta comunque, insomma, voglio dire, non è un male la pressione, no? Se si vogliono Assolutamente. ottenere i risultati. Il giusto, ecco, il giusto, questo sicuramente sì. Ragazzi, io vi saluto, alla Grazie, prossima, spero che ci si possa rivedere anche con una trasmissione in studio, così diremo la nostra anche con quelli più bravi di noi. D'accordo? grazie. Ciao ragazzi, buona Grazie, serata, buon fine buona serata. Ciao settimana. ragazzi. Ciao, forza Ciao, ciao. forza.